trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, nuovo video. Scusate per la qualità della luce, ma purtroppo le giornate fanno sempre più schifo e mi vedo costretta a puntarmi la luce in faccia, che voi non vedrete neanche bene, mi vedrete bianca come il latte, ma va bene. È un video per mostrarvi i miei ultimi acquisti di make up, anche se molti mi sono stati regalati. Vabbè, partiamo subito che non sono pochi. Prima di tutto ho acquistato queste spugnette per il make up da H&M. Io le ho pagate soltanto 1,95 euro e hanno una forma triangolare, così, vedete? L'ho acquistate principalmente per fare le sfumature sulle unghie e ce ne sono dentro 8, quindi visto che in giro trovavo dei prezzi assurdi per queste spugnette, le ho trovate da H&M e le ho prese lì. Poi acquisto di make up che non ho fatto io è questo qui, è questo kit della Pupa, della Glittering Eyes Kit. Contiene il mascara glitter, quindi questo qui, che ha questa apertura qua e si gira appunto per far uscire i glitter da mettere appunto sulle ciglia. Questo è di color oro, io avevo già quello color blu mi pare, e vabbè, sono dei glitter quindi belli. All'interno c'è anche la mini size del mascara Pupa Vamp, che non so se lo sapete ma è il mio preferito. E mi è stato regalato questo kit da mio ragazzo, appunto perché l'aveva trovato a un basso prezzo, e quando c'è di mezzo il Pupa Vamp a basso prezzo bisogna prenderlo, lui lo sa meglio di me. Poi sono stata da OVS e ho fatto strage. Le cose che ora vi mostro le ho prese in 3 volte differenti, quindi partiamo dalle precedenti. Ho comprato di nuovo la cipria di Essence, la All About Matte Fixing Compact Powder. Contiene 8 grammi di prodotto per una scadenza di 24 mesi dall'apertura, è bianca, appunto diventa trasparente sulla pelle e sì, mi piace. Purtroppo non fanno più quella in polvere libera che era la mia preferita, perché questa qua sinceramente a volte diventa anche più scomoda di quell'altra, specialmente quando sta terminando. E poi ho notato che quella in polvere libera fissava un po' meglio il make up, comunque la differenza è minima. L'ho pagata intorno ai 3,80 euro, non mi ricordo sinceramente perché questa qua è stato un acquisto veramente vecchio, però sì, comunque sui 3,40 euro al massimo. Ho acquistato di nuovo il mio correttore preferito, questo qui, il Matte Cover Cream Concealer, il mio 10 Natural Beige, vabbè, ve ne ho parlato in tutte le salse, è questo qui, eccetera eccetera. Mi piace anche se va fissato sempre con la cipria, perché tende ad andare nelle pieghette. Poi ho acquistato un color flash, un mascara sia per capelli che per ciglia. Allora, il mio è lo 01, non c'è scritto il nome. Lo scovolino è questo qui, è tanto verde come potete vedere. Allora, io l'ho provato sia per i capelli che per le ciglia. Per le ciglia mi piace tantissimo perché le colora davvero tanto e basta proprio un paio di passate e via. Questo ovviamente se avete delle ciglia abbastanza scure. Poi l'ho anche provato sui capelli e per questo avevo visto delle recensioni un po' negative e un po' positive. Quelle negative dicevano che tendeva a seccare i capelli, ma è un mascara per cui tende a seccare, non rimane morbido sulle ciglia, quindi facendo un prodotto che va bene sia per capelli che per ciglia, una pecca doveva pure avercela e tende un po' a seccarli sinceramente, anche per me che comunque non ho i capelli secchi per niente.
Però il colore si vede, sì, ovviamente io ho capelli abbastanza scuri e quindi devo farci un po' di passate, però secondo me l'effetto è anche abbastanza carino. Questo viene 9 ml di prodotto per una scadenza di 6 mesi dall'apertura e il prezzo si aggira intorno ai 3 euro, sinceramente non me lo ricordo perché nemmeno di questo ho ancora lo scontrino. Poi la seconda volta che sono andata da Essence ho trovato dei prodottini nuovi, come non so se avete visto i blush, gli illuminanti, le matite. Allora, io sono impazzita totalmente e non potevo non prendermi qualcosina. Ho preso una matita Effect Eye Pencil Long Lasting. Al packaging tutto specchiato, come potete vedere, c'erano vari colori, c'era addirittura oro, argento, viola, blu. Il blu era bellissimo, solo che io ho tanti blu. E allora ho preso la verde ed è la 04 Iron Hulk. E viene 1,26 grammi per una scheda di 12 mesi dall'apertura. E allora il colore è questo qui, oddio scusate, questo qui, bello metallico. E allora, che dire, io l'ho provata solo una volta e mi è rimasta su tutto il giorno, ragazzi. Dalle 3 del pomeriggio più o meno fino a mezzanotte non si è spostata. Non ho neanche sbavato, io non ho letto se è waterproof, ma non è waterproof, per cui è fantastica questa matita. L'ho pagata, ora ve lo dico, 1,89 euro, quindi neanche tanto. E come prima impressione mi è piaciuta tantissimo. Sempre la seconda volta ho acquistato due prodottini per le unghie. Uno è questo qui, il Nail Hello Foil, come si dice? Transfer Solution, comunque questo qui. Questo trasparente che è apposta per i foil e ho preso appunto anche i foil perché giustamente è questo qua, Graffiti Look. Dentro ci sono le cartine, io ho scelto queste qui che se non sbaglio sono le 01 Hello Flash qualcosa, purtroppo c'è la scritta coperta, comunque le 01. E sono questi colori qui bellissimi, secondo me, molto particolari. E questi due prodottini li ho pagati, uno 2,29 euro e l'altro 2,49 euro, anche se non so dirvi la differenza perché purtroppo sapete che sugli scontrini Essence non scrivono mai qual è il prodotto, quindi questi qui. Poi, ultimo prodottino Essence che ho visto l'ultima volta e stavo veramente impazzendo perché ho detto, ma cos'è? Non l'avevo mai sentito neanche nominare. È un duo di prodotti, uno è un mascara e l'altro è un eyeliner in regalo. Dovrebbe essere. Il mascara è questo qui. Allora, non vedete niente, ma volevo mostrarvelo così, come si presenta. Appunto, c'ha l'eyeliner e il mascara che è super carinissimo. Ora lo apro e ve lo faccio vedere. Allora, l'eyeliner è l'eyeliner pen extra long lasting, questo qui. Contiene 1 ml di prodotto, quindi attenzione che l'ho finito dopo 2 volte. Per 12 mesi dall'apertura, non lo apro adesso perché ho altri eyeliner da usare, però ve ne parlerò appena lo proverò. Il mascara in questione è questo qui, super carinissimo. È il Lash Princess volume mascara. Allora, il packaging è bellissimo, qui è tutto di gomma, questi decori rosa sono di gomma, cioè veramente è uno di quei packaging che ti conquistano subito, cioè dietro sembra addirittura un corsetto, è bellissimo, contiene 12 ml, quindi ce n'è molto, per 6 mesi dall'apertura. Anche questo non lo utilizzerò subito, però volevo mostrarvelo perché magari non sapendolo lo avete anche voi dalle vostre parti questo mascara, non lo so, nei vostri negozi di fiducia intendo. E il kit l'ho pagato 4,20 euro, quindi neanche tanto visto che ho due prodotti in uno. Ultimo prodottino, il più figo di tutti, mi è stato regalato dal mio ragazzo che così aveva voglia, non lo so, ed è un prodotto di Sephora, o meglio, della Urban Decay, ovvero la palette Electric. Allora, questa qui a me piaceva un casino da quando l'ho vista da Clio. E veramente mi ero innamorata assolutamente. Pure la scatola dentro è bella, cioè c'ha tutti i fiori. Vabbè, dietro ci sono i vari colori.
Anche oggi porto un ombretto di questa palette perché mi è piaciuta davvero tanto. È bellissima. Poi ha la chiusura magnetica. Qui c'è lo specchio, non vi voglio uccidere sparaflesciandovi la luce in faccia. All'interno viene questo pennellino doppio, da una parte ha queste setole qui e dall'altra il più piccolo è apposta per le linee sottili. Secondo me è veramente veramente utile come pennello, appunto è della Urban Decay, è bellissimo come pennello, è pure molto soffice, per cui gli ombretti sono questi. Sono un po' sfalsati purtroppo perché ho la luce. Ora cercherò di farvi gli swatch. Qui sono swatchati alcuni. Il primo, che purtroppo non vedete ma non è colpa mia, ve lo giuro, è la luce. Questo qui è Revolt. Il secondo, questo bellissimo blu, è Chaos. Il terzo, questo verde metallico, è Freak. E l'ultimo, questo bellissimo colore petrolio, è Fringe. Sono super pigmentati, super bellissimi, ve ne ho sbocciati solo alcuni, però quando vi parlerò in singolo di questa palette vi mostrerò tutti gli swatch. E vabbè, come possiamo intuire, il prezzo è sui 44-45 euro, per cui regalo apprezzatissimo. Amavo, amo questa palette, la volevo da tanto, è mia. Poi vi mostro acquisti che non sono più di make up ma sono accessori e sono di Accessorize. Un accessorio che era per me e che ho comprato col 70% di sconto è questa catenina qui col diamante alla fine. È molto carina, molto 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 bella. Il prezzo originale era di 9,90 euro, io l'ho pagata con 70% di sconto, quindi ottimo affare veramente. Anche il treno che passa, ragazzi, abbiamo tutto qui. Altro prodottino che ho preso per la mia mamma invece sono questi orecchini qui col brillantino, vedete? Ci sono le stelle, i fiori e i cuori con dentro il diamantino blu. Questi qua venivano 4,90 euro con il 70% di sconto, quindi anche questi li ho pagati veramente poco. E secondo me Accessorize ha dei prezzi molto alti, ottima qualità ma prezzi molto alti, quindi io vado solo quando ci sono gli sconti e quando trovo qualcosa che mi piace negli sconti. Di solito non compro mai niente a prezzo pieno, no, non potrei permettermelo. Quindi ragazzi, con questo è tutto, sono i miei acquisti di make up e di accessori e spero vi siano piaciuti. Se avete comprato anche voi qualcosa fatemelo sapere qua sotto, che mi fa piacere, e noi ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Ciao ciao.